Buongiorno a tutti, bene. Allora, dunque, riusciremo a chiudere il discorso scudetto domenica contro la Samp? Bah! Questo intanto è il mio PES pronostico. Andiamo insieme a fare la formazione. Dunque, Szczęsny in porta, Cuadrado sì, De Ligt, Bonucci sì. Non credo che giochi Danilo, credo che giochi Alex Sandro. Bentancur, Matuidi, Rabiot, anche se purtroppo credo che giocherà Ramsey, che lo vedo in uno stato di forma pessimo. Attacco questo anche perché non credo che ci siano alternative. E questa volta non potremmo neanche dire che ci sarà il cambio Costa Bernardeschi, perché Costa è riuscito a spaccarsi per l'ennesima volta. Quindi questa credo che sia la formazione, anche se non è la formazione che metterei io. Io a Pjanic, di Pjanic non mi limiterei mai finché ho praticamente la possibilità di schierarlo. Quindi questa è la formazione e andiamo a giocare. Dunque, ovviamente è sempre il collegamento sembra fatto con DAZN. Ed eccoci qua, Allianz Stadium, la solita veduta meravigliosa di Torino. Allianz Stadium, e iniziamo. Boh! Fino alla fine forza Juve. E speriamo che la realtà veramente di chiudere questo campionato, perché è esasperante questa situazione. La batosta di Udine veramente. Ormai. Cioè, ormai ci siamo. Il fatto è che ormai siamo talmente abituati nell'ultimo periodo a non vincere che non fa notizia, cioè è incredibile. Io ieri sera ho visto Atalanta-Milan. Tanto qua fallo per loro. Ma che roba è sto fallo, vabbè. Ieri ho visto Atalanta-Milan ed ero lì che. Cioè, ero lì che speravo che il Milan vincesse, perché sono più. Cioè, sono dell'idea che veramente il campionato qui lo vinceremo perché non vincono gli altri più che per noi. Tanto oggi, se il Genoa riuscì. No, domani gioca l'Inter. Se l'Inter dovesse riuscire a non vincere col Genoa, cosa che tra l'altro è possibile, che il Genoa si gioca la salvezza e tutto di bala fuori. Dicevo appunto che se il Genoa riuscisse a fermare l'Inter, a noi ci basta un punto con la Samp. Ci basta un punto, cioè. Veramente il calcio è qualcosa di incredibile. È pazzesco come siamo riusciti a guadagnare punti pur non guadagnandoli Ronaldo. Bravo Udero qua, eh. Bravo Udero, Ronaldo che è un gol da immobile. Peccato, sta partita la pareva la Samp, oltre ad aver creato problemi per modo di dire, ma morali, perché alla fine a livello di classifica non ha causato nulla, ha sicuramente dato problemi a Ronaldo, perché Immobile l'ha superato. Questo so che a Ronaldo dà fastidio. Tra l'altro, prima della Samp, 4 gol in 4 partite. Cioè, Ronaldo pensi che li possa fare tranquillamente. Adesso deve fare 4 gol in 3 partite per la Scarpadoro. E non è più così scontato. Questo è la rigore, fallaccio, fallaccio. L'arbitro non fischia niente. Murru. Chabot. Chabot che posso dire che Chabot mi sta stupendo in positivo nella Samp. Credo che sia un ottimo giocatore. Credo che sia un giocatore che bisognerà tenere d'occhio. Ekdal. De Paoli, bello scambio della Samp, Szczęsny. Bella parata. Va a battere Ramirez. Cross in mezzo, De Ligt. Bernardeschi allunga per Dybala. Dybala. Niente da fare, dunque ancora la Samp. Sto riuscendo a fare meno, cioè nonostante stia giocando male, sto riuscendo a fare meno schifo di quanto sta facendo, di quanto abbia fatto la Juve Reale con l'Udinese. E non era facile, non era facile assolutamente. Ekdal. De Ligt, non è possibile. E Szczęsny salva ancora il risultato, ma avete visto che rimpallo? No, ragazzi, veramente non ci siamo. Forse c'è fallo? No. Fortunatamente no, Dybala Ronaldo. Proviamo a spingere un minimo con il più forte. Cristiano Ronaldo è fermato. Cristiano Ronaldo recupera palla. Cristiano Ronaldo! Mamma mia! Palla fuori di un niente. Rinvio di Audero.
Bonucci, Dybala. Gira per Cristiano Ronaldo, gira per Cristiano Ronaldo che entra in area, Cristiano Ronaldo e niente da fare. Bereziski riesce a recuperare palla e rinvia. 0-0 fine primo tempo, vediamo nella ripresa di poter cercare di rinviare, almeno di poter provare a portare a casa questa partita. Partita finora rimasta in piedi grazie anche a Szczęsny che ha fatto due parate veramente importantissime. De Ligt, Bentancur, Dybala, Bernardeschi, posizione regolare, Bernardeschi, salta anche Udero Bernardeschi e niente da fare ragazzi. Sembra veramente la riproposizione virtuale del vero Bernardeschi, che quest'anno veramente non riesce a segnare manco con le mani. L'annata sicuramente più negativa di Federico Bernardeschi alla Juve. Dopo, secondo me, un paio veramente buone. Ronaldo tira. Palla fuori. Cioè, io mi ricordo Bernardeschi l'anno scorso, ragazzi, ha fatto un sacco di gol, un sacco di assist e gol pesanti. Cioè, in 2 anni Bernardeschi ha fatto due gol, dei gol veramente pesanti. Cioè, sto pensando allo scudetto vinto contro l'Inter. Bernardeschi, ragazzi, fa un gol a Cagliari che ci consente alla fine, nel momento critico, in uno dei momenti critici, di portare a casa punti su punti. Con l'Inter fa una gran partita Bernardeschi, entra benissimo in partita. Subisce anche il fallo di Cancelo, no? Quello che ci dà poi la punizione del 3-2. Non lo so, non lo so. Poi giustamente uno quando dice che l'allenatore non stia facendo benissimo, direi, ma la squadra è scarsa. Ma non è possibile, guardate che palla lì. Ma dai, ma non ci credo. Ma non ci credo. Dybala, Ramsey, Bernardeschi. Ancora posizione regolare. Bernardeschi, niente da fare. Audero. Bentancur. Palla fuori. Bentancur. Palla dentro per Ramsey che si fa beccare in fuorigioco. Anche Ramsey, ragazzi, stagione per il momento. Qualche partita buona l'ha fatta, ma nel complesso veramente negativa. Cioè, io non credo che questi ragazzi qua siamo diventati tutti scemi. Cioè, l'anno scorso c'era gente che diceva che con questa rosa dovevamo vincere la Champions. Io me le ricordo perché me li sono segnati e adesso leggiamo le stesse persone che stanno dicendo che questa è una squadra da rifondare. Allora c'è qualcosa che non quadra. Allora non era colpa dell'allenatore l'anno scorso e allora va rivalutato il lavoro dell'allenatore, perché vincere come ha vinto Allegri con questa squadra, che è, secondo adesso molti, una squadra bidonata, è una gran cosa, no? Mentre adesso vediamo che facciamo fatica, giochiamo malissimo, anzi siamo spesso sovrastati dagli avversari, che è la cosa più deprimente, è quella. Allora ragazzi, due sono le cose, o l'allenatore è incapace o la squadra è da rifondare, punto. Secondo me la verità sta in mezzo, cioè che la squadra sia da rifondare, ma l'allenatore è incapace, cioè la squadra devi modificarla, ma l'allenatore è incapace, secondo me la verità sta nel mezzo. Finisce 0-0 Juventus-Sampdoria, in questo per pronostico, potrebbe bastare, perché se il Genoa non vince con l'Inter potrebbe bastare per il campionato, altrimenti sarà l'ennesima occasione sciupata con questo risultato. Ciao ragazzi, al prossimo video, mi raccomando, stasera tutti a vedere le probabili formazioni.